Buon pomeriggio a tutti voi, ben arrivati. Anche oggi proviamo a registrare una lezione yoga, una pratica yoga che vi possa accompagnare in questi giorni casalinghi. Quello che ho sempre bisogno di sottolineare è che in qualsiasi momento praticate insieme a me o comunque anche con tutte le altre lezioni online che trovate, è quello di attenervi alle possibilità del vostro corpo e quindi non andate mai oltre ciò che il vostro corpo vi permette di praticare con serenità. Siamo tutti in grado di sentire la distensione e siamo tutti in grado di sentire quando la distensione diventa tensione. E quindi rimanete nel campo della distensione, perché yoga è imparare anche a rispettare il rapporto con gli altri e con noi stessi, eliminando quello che è un atteggiamento di violenza e di arroganza. Quindi al momento vi invito ad appoggiare i piedi a terra, ad aprire un po' le dita dei piedi, ad allungare le braccia a fianco al corpo e a fare qualche bel movimento con le spalle, con la testa. Muovetevi in modo naturale, spontaneo, lasciate che le articolazioni, le piante dei piedi, le dita delle mani, il capo, la gola, tutto possa muoversi in modo spontaneo. Fate un bel respiro, portate le mani aperte davanti a voi, allungatevi, allineatevi. E restate un momento a osservare il vostro respiro che si muove nel corpo. E mentre osservate il vostro respiro nel corpo e sentite l'aria entrare ed uscire dal naso e scivolare all'interno, diventate consapevoli dello spazio interiore e del movimento del respiro all'interno di questo spazio. Seguite qualche vostro respiro e accogliete questo momento come un inizio di pratica. La mente abbandona tutto quello che l'ha accompagnata fino a questo momento e incomincia ad adagiarsi e a lasciarsi accompagnare dal ritmo del respiro, del vostro respiro personale. Inspirando, allungate verso il cielo, allungatevi bene, unite le mani se potete, distendete il corpo trattenendo e nell'espiro lasciate l'aria uscire dal naso, il mento torna verso la gola e ispirate. Praticate unendo i tempi del respiro con i tempi del movimento. Inspiro, allungo e trattengo. E nell'espiro scendo. E questa volta ripetiamo salendo sulle punte dei piedi, quindi inspiro, allungo, distendo. E nell'espiro scendo. E ancora, inspiro e allungo, distendo. E nell'espiro scendo. Inspiro, salgo, allungo, torno al cielo, trattengo un momento. E nell'espiro scendo. Ripetete ancora una volta, inspirando salite. Trattenete un momento e questa volta scendendo portatevi verso terra in Uttanasana. Mantenete la testa rivolta al suolo e sentite
la distensione, l'allungamento posteriore. Operate perché sia la forza di gravità ad agire, insieme al vostro respiro. Piego le ginocchia, srotolo, inspirando salgo al cielo. E nell'espiro torno al cuore. Inspiro e salgo, salgo sulle punte dei piedi, allungo. E nell'espiro, tempo dell'espiro per scendere in Uttanasana. Appoggio le mani, abbandono il capo. Inspiro e distendo la colonna. E nell'espiro poi torno, abbandono. Inspiro e distendo la colonna, allungo. E nell'espiro torno, abbandono il capo. Inspirando srotolo, risalgo, apro le braccia, inarco leggermente la schiena. E nell'espiro torno al centro. In. Salgo sulle punte dei piedi, trattengo. E nell'espiro scendo, braccia, talloni e corpo scendono insieme. Inspiro, allungo e distendo. E nell'espiro torno. Srotolo la colonna, apro le braccia e torno al cielo. Inarco. E nell'espiro, al cuore. Saluto il cielo. Saluto la terra. Saluto l'orizzonte. Saluto l'aria. Fino al sole. Accolgo la luce dentro di me, Namaste. Saluto il cielo. Saluto la terra. Saluto l'orizzonte. Saluto l'aria. Fino al sole. Accolgo la luce dentro di me, Namaste. Portate le braccia a fianco al corpo, tornate ad abbassare le palpebre per un momento e restate nell'esperienza. Lo yoga ci accompagna. Ci accompagna nell'imparare a diventare osservatori, senza giudizio, senza critica. Osservare per accogliere. Inspirando l'aria entra dal naso, l'addome si espande, allungo il cielo e nell'espiro torno. Inspiro, sollevo il ginocchio destro, allungo bene le braccia verso il cielo. E nell'espiro raccolgo il ginocchio e lo porto al petto, distendendo bene la colonna. Occhi agganciati davanti a voi e ancora. In ed es. Inspiro. E nell'espiro raccolgo il ginocchio e lo porto al petto. Svuoto i polmoni. Accompagnate le mani intrecciate sotto la coscia e ora inspirando spingete il tallone e restate. Respirate. Utilizzate la forza nell'addome e spingetela verso terra e davanti a voi, come se uscisse dai piedi. Inspiro e raccolgo. E nell'espiro appoggio i piedi al di là del piede a terra, allungo le braccia al cielo e scendo lateralmente in Ardha Chandrasana, nella mezzaluna.
resto. E seguo il respiro nel fianco. Inspiro e torno al centro e nell'espiro torsione. Mantenete l'allineamento, mantenete l'allungamento, mantenete il respiro in movimento. Inspirando torno al centro e nell'espiro sciolgo piedi e braccia. Portate ora il peso sull'altra gamba, sul piede destro. Inspiro. Sollevo il ginocchio sinistro. Occhi aperti, agganciati davanti a voi, non troppo distanti. E nell'espiro raccolgo. Distendo. Inspiro. E nell'espiro raccolgo. Allungo la colonna, apro il petto. Inspiro. E nell'espiro di nuovo. Raccolgo. Agganciate la coscia e inspirando distendete. Spingo dal tallone. Respiro. Espirando porto il piede al di là del piede a terra, inspirando allungo le braccia e nell'espiro Ardha Chandrasana. Restate nella distensione laterale. Inspiro al centro e nell'espiro torsione. Inspiro ed espirando sciolgo e torno. Mi riporto in Tadasana. Nella posizione dell'ascolto e dell'osservazione. Abbassate le palpebre e restate un momento. Potete già osservare come lo spazio del respiro all'interno del corpo si è ampliato un po'. Come il movimento del respiro si espande. Come i vostri piedi sono ben radicati a terra e come tutto il corpo esprime una sensazione di forza. Aprite gli occhi, inspiro e sollevo ginocchio destro e nell'espiro raccolgo, inspirando intreccio. Punto lontano e nell'espiro porto il piede al di là, Ardha Chandrasana, mezzaluna. Inspiro al centro e nell'espiro torsione. In ed es. Sull'altro lato, inspiro, sollevo la gamba sinistra e nell'espiro raccolgo. Inspirando, aggancio la gamba, spingo il tallone e nell'espiro porto il piede al di là ed entro in Ardha Chandrasana. Inspiro al centro, espiro e torsione. Inspiro ed espirando di nuovo mi allineo e ancora una volta sui due lati. Ed es.
Inspiro ed espiro. Inspiro al centro ed espiro sull'altro lato. Inspiro ed espirando torno al centro. Inspiro ed espiro, raccolgo il ginocchio. Agganciate, fate forza, inspirando distendete e nell'espiro riportate il piede e questa volta Ardha Chandrasana sull'altro lato. Inspiro al centro e nell'espiro torsione. In. Ed espirando riprendo posizione e osservo. Lasciate che l'aria entri dal naso, osservate l'addome che si riempie, si espande e così anche tutto il corpo. Trattenete per un momento, distendendo e allungando bene. E nell'espiro poi ritornate, riaprite gli occhi e le braccia tornano ai lati del corpo. Inspiro e allungo. Espiro e scendo in Uttanasana. Inspiro un bel passo indietro con la gamba destra, appoggio il ginocchio, allungo la colonna, distendo. Inspirando, lascio il bacino sceso, unisco le mani al cielo in Shiva Mudra, inarco un po' la schiena e respiro qui. Espirando, il gomito va al di là del ginocchio, torsione, resto. Inspiro, torno al cielo, inarco. E nell'espiro le mani scendono a terra e questa volta distendo. Allungo la gamba, abbandono la fronte verso terra. Inspiro e torno. E nell'espiro apro il braccio destro. Porto la mano allineata verso il cielo. E nell'espiro appoggio la mano, punto il piede dietro e mi accompagno in Parsva Uttanasana. Osservate di poter allungare la vostra gamba quanto vi è possibile. Tenetela morbido il ginocchio se avete bisogno. Abbandonate il capo e lasciatevi cadere. Inspiro, allungo sulle dita delle mani. Inspiro, apro le braccia. Inspiro, piego il ginocchio e salgo in un bel guerriero. Sento i piedi ben radicati al suolo. Sento il torace espandersi. Sento la forza che dalla terra risale e attraversa tutto il mio corpo. Inspiro e distendo e nell'espiro di nuovo apro le braccia e mi accompagno verso terra. Se ho bisogno, piego un po' il ginocchio davanti, abbandono. Inspirando, porto il piede indietro nella posizione del cane a muso in giù.
Mani un po' ad artiglio, premono a terra, allontanano le spalle dalle orecchie, le scapole si appiattiscono, i glutei salgono e l'addome si avvicina un po' alle cosce. Respirate, osservando tutta la distensione della parte alta del corpo. Inspiro, guardo avanti, salgo sulle punte dei piedi, un bel passo, piede destro in mezzo alle mani. E nell'espiro, Uttanasana. Srotolate, spingendo a terra, ginocchia morbide, salite verso il cielo e nell'espiro tornate al centro. Mani ai lati del corpo. Accompagnate il vostro respiro a ritornare spontaneo. E poi ci muoveremo sull'altro lato. E quindi inspirando salite di nuovo. E nell'espiro scendete verso terra. Questa volta gamba sinistra, indietro, un bel passo, appoggio il ginocchio. E nell'espiro sollevo le braccia, inarco la schiena, inspiro. Punto in alto in Shiva Mudra, gli indici, gli occhi, il bacino scende. Respiro. E nell'espiro, mani in Anjali Mudra, gomito all'esterno, torsione, resto. Inspiro e torno, allungo, e nell'espiro le mani scendono. Distendo la gamba, scivolando indietro col corpo, mi lascio cadere. Accompagno il respiro calmo in questa profonda distensione posteriore. Inspirando. Sposto il peso in avanti, di nuovo il bacino che scende e nell'espiro, questa volta sollevo il braccio sinistro e resto. Espirando la mano scende, punto il piede dietro, spingo, Parsva Uttanasana. Lasciatevi il tempo di avvicinarvi alla coscia, alla gamba che si allunga. Lasciatevi il tempo di cadere e di abbandonare. Osservate come il vostro respiro funge come una carezza, distende. Inspiro, schietti sulle dita delle mani. Inspiro, apro. Inspiro, piego il ginocchio. Virabhadrasana. Guerriero di luce, punto al cielo. Ginocchio piegato. Inarco la schiena. Apro totalmente il cuore. E lascio che il cielo e la terra lo raggiungano. Inspiro, apro le braccia e di nuovo nell'espiro scendo in Parsva Uttanasana. Se ho bisogno, piego un po' la gamba. Abbandono.
prossimo espiro, porto il piede dietro e mi ritrovo nella posizione del cane a muso in giù. Resto, allungo e distendo, ritorno al centro. Inspirando, appoggio le ginocchia a terra, inarca la schiena e nell'espiro accompagnati nella posizione del bambino che riposa, braccio a fianco al corpo. Chiudi gli occhi. Resta in questa postura per qualche respiro. Resta finché il tuo respiro torna a muoversi in modo spontaneo e naturale. Osserva l'addome che si muove. Osserva. Yoga è entrare nel vivo dell'esperienza. Il vivo dell'esperienza non è solo il fare o solo il movimento del corpo. Il vivo dell'esperienza è ciò che tu raccogli dal movimento del corpo, del respiro e della mente. E per fare questo c'è bisogno di fermarsi. È una sensazione e uno spazio che ti riportano a te stesso. Srotola la colonna vertebrale e torna seduto sui talloni. Fai un bel respiro. Inspirando, allungati al cielo e nell'espiro torna. E seguimi in questo bellissimo vinyasa. Inspira e sali, allungati verso il cielo, inarca leggermente la colonna quanto ti è possibile. Distendi le dita delle mani e nell'espiro scendi nella posizione della preghiera. Espira quanto più possibile in Ujjayi, creando quella leggera vibrazione nella gola. Inspiro, torna in tigre. Inarco la schiena, guardo avanti, sono pronta a balzare. E nell'espiro, punta i piedi e cane a muso in giù. Inspirando, cane a muso in su. Distendi le gambe, se hai bisogno, poggia le ginocchia a terra. Apri petto e torace. E nell'espiro, ginocchia appoggiate. Arrotondo la colonna. E scivolo di nuovo indietro in preghiera. Svuoto completamente i polmoni. Inspiro, scivolo con le mani. Apro al cielo. Sollevo i glutei in questa variante di Ustrasana. E nell'espiro torno nella posizione dell'eroe. Lo ripetiamo. In ed es. Inspiro tigre. Espiro e cane a muso in giù. Inspiro cane a muso in su. E nell'espiro preghiera. Inspirando scivolo. Apro e nell'espiro ritorno nella posizione dell'eroe. E ora lo pratichiamo in Vinyasa Krama. Vinyasa Krama è una tecnica che ci accompagna ad allungare il nostro respiro man mano pratichiamo queste piccole sequenze. Quindi seguitemi bene. Espirate. Inspirando salite al cielo
Uno, due, tre, quattro. Espirate in preghiera, Ujjayi. Vibrate nella gola col respiro Ujjayi. Inspiro tigre, uno, due, tre, quattro. Espiro in Ujjayi, cane. Inspiro, cane a muso in su, uno, due, tre, quattro. Espiro, preghiera, Ujjayi. Inspiro, srotolo, appoggio le mani e apro il cielo. E nell'espiro torno nella posizione dell'eroe. Inspiro e salgo. 1, 2, 3, 4, 5. Ujjayi, preghiera. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5. Ujjayi, cane. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5. Ujjayi, preghiera. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5. Ujjayi, torno nell'eroe. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ujjayi, preghiera. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ujjayi, cane. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ujjayi. Preghiera. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujjayi. Torno nella posizione dell'eroe. Inspiro 1, 2, 3. 4, 5, 6, Ujjayi, preghiera. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ujjayi, cane. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ujjayi, preghiera. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujjayi, torno nella posizione dell'eroe. Fermati un momento, mantieni gli occhi chiusi. E resta. E mentre resti, osserva. Inspiro, allungo il cielo. Distendo e inarco e nell'espiro porto una mano verso il piede, gli occhi verso terra, espando bene un lato del corpo. Inspirando torno al cielo e nell'espiro mi riporto in preghiera. Inspiro, mani indietro e di nuovo Ustrasana, apro. E nell'espiro torno al centro.
In, allungo. E nell'espiro l'altra mano si porta verso il tallone. Apro bene il fianco, distendo. Inspiro. E nell'espiro torno. Inspirando srotolo, poggio le mani e espando. Inspiro, torno, allungo, in arco e nell'espiro da un lato. In, salgo e nell'espiro al centro. Inspirando srotolo e nell'espiro espando. In, torno al centro e inspirando allungo e nell'espiro sull'altro lato. Inspiro ed espiro. Inspirando srotolo ed espando. Ritorna in Vajrasana, allunga bene la colonna e resta. Osserva. Fai un bel respiro, allungati al cielo. Punto in alto. Sorridi e ritorna aprendo gli occhi. Senti il tuo corpo che si risveglia e le energie che scorrono. Appoggia la mano, incrocia le caviglie e siediti. Osserva di allargare le tue gambe, di distenderle e di trovare una posizione comoda. Con un cuscino sotto gli ischi se ne hai bisogno, o il tappetino arrotolato. Se hai difficoltà a restare in questa posizione, puoi sollevare un po' le ginocchia da terra, e sentire l'allineamento e l'allungamento verso il cielo. Inspiro, allungo un braccio verso il cielo e nell'espiro scendo. Lasciandomi scivolare verso la gamba, resto lateralmente, respira. Inspirando, allungo bene verso il cielo e nell'espiro torno. In, allungo l'altro braccio e nell'espiro scivolo, mi lascio scivolare, distendo il corpo, mi muovo lentamente, lascio che il mio corpo trovi la via della distensione. Respiro. Inspirando torni ed espiro. Inspiro allungo, espiro e scendo. Inspiro allungo e nell'espiro al centro. Sull'altro lato, in ed es. Inspiro. Ed espiro. Inspiro allungo. Espiro Ujjayi. Inspiro al centro. Espiro. E ancora. In. Ed es.
Inspiro ed espiro. Inspiro a lungo. Espiro. Inspiro ed espiro. In ed es. Inspiro ed espiro. Ripeti un'ultima volta sui due lati. Segui i tuoi tempi di respiro. Allungati e poi torna e poi allungati di nuovo e poi distendi. Resta. Fai un bel respiro, allungati al cielo e nell'espiro scendi. Porta le tue mani davanti a te, se puoi appoggia anche i gomiti. Cerca di mantenere la colonna vertebrale allungata, non ingobbirti, non cadere con la testa, piuttosto rimani un po' più in su e premendo a terra cerca di avvicinare l'ombelico, la pancia al suolo. Se hai bisogno, solleva un po' le ginocchia e questo già ti aiuta ad avanzare meglio. Resta a respirare. Respiro dopo respiro, l'addome si espande, la zona lombare si distende. E probabilmente riesci anche ad allungarti un po' di più. Non ci sono traguardi, c'è semplicemente la capacità di cedere e di lasciare andare il peso del corpo e tutti i pesi interiori. Rilassando tessuti, tendini, legamenti e soprattutto rilassando la mente. Inspirando, lentamente torno. Apro bene al cielo e nell'espiro ritorno al centro. Andiamo ad intrecciare le nostre gambe, raccoglile, portale davanti al corpo. Siediti a gambe intrecciate come stai più comodo. Fermati un momento a osservare. Inspiro, allungo bene verso il cielo e nell'espiro le mani scendono dietro. Premo a terra, sollevo il bacino, se posso, inarcando la colonna vertebrale. Respiro. Inspiro, torno al centro. E nell'espiro mi lascio cadere, semplicemente cadere verso terra. In, allungo. E nell'espiro apro, espando e sollevo se posso. Resto un respiro. In ed es. Inspirando torno. Mantengo l'allungamento e nell'espiro scendo. Resto un respiro. In ed es. Inspiro e salgo. Allungo e nell'espiro espando.
Resto due. In, es, i, es. Inspirando torno. E nell'espiro scendo. Abbandono. Resto due. Inspirando, srotola di nuovo la colonna e ripeti un'ultima volta, restando tre respiri. Apri, espandi e solleva. Conta tre respiri completi. Inspiro. E nell'espiro scendo. Resto tre respiri. Inspirando, srotolo. Ritorno al centro. Mantengo gli occhi chiusi. Poggio le mani sulle ginocchia. Unisco i pollici e gli indici e resto. Prendo un momento per osservare il mio corpo e osservo come il respiro si muove nel corpo. Porto lo sguardo interiore fra le sopracciglia e su quello schermo visualizzo me stesso seduto in questa postura. Mi vedo lì, seduto a gambe incrociate. Sento il respiro e lo osservo mentre scorre all'interno del corpo. Ogni volta che inspiro risale dalle profondità e ogni volta che espiro ci fa ritorno. Immagino il mio coccige e gli ischi, da cui spuntano le mie radici che scendono e che prendono terreno, si espandono, crescono, creando una struttura stabile, dove tutte le energie vitali vengono assorbite e sospinte per la mia crescita e la mia vitalità. Inspirando, l'aria sale, l'onda del respiro sale dalla terra, attraversa tutta la colonna vertebrale, raggiunge il capo, la parte più alta del cielo, e quando espiro sento l'onda che scende e che ritorna alla terra. Inspiro, seguo il movimento del respiro, quest'onda che sale dalla terra. L'onda di energia vitale e che poi ci fa ritorno. Seguite il vostro respiro e, inspirando, sentite l'onda vitale risalire. E quando espiriamo, ora scendiamo con la vocale O. Seguite il vostro respiro, i tempi del vostro respiro. Inspirando salite e nell'espiro la U. Ripetete 5-6 volte coltivando le vostre radici. La vocale U è in risonanza col primo chakra e col nostro senso di appartenenza alla vita.
Inspiro. E un'ultima volta. E ora resta in ascolto. Osservati e raccogli tutte le sensazioni. Raccogli te stesso. Incomincia a sviluppare un bel pensiero di gratitudine rivolto a te stesso. Trova un motivo per ringraziarti. Esprimi un grazie al tuo corpo, al tuo cuore, alla tua mente che ora è sicuramente più calma. Esprimi un grazie a questo esatto momento, che ti vede così coeso, integro e completo. Fai un bel respiro, sali verso il cielo, allungati bene e nell'espiro scendi al cuore. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti. Grazie di questa bella opportunità anche oggi. Ti invito a praticare qualcosina ogni giorno e ti invito a restare sereno. Rimanere sereni e grati è una pratica che aiuta tutti noi in questo momento, ovunque. Namaste.